Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Coridan. Oggi vi mostreremo io e lui questo gioco. Come sapete faccio dei video appunto per Coridan su giochi da tavolo che siano orientati anche verso i bambini, perché ho questo gnomo malefico che sto avvicinando ai giochi da tavolo e niente, quindi diciamo siamo più indicati ecco, per questo tipo di giochi. E oggi vorremmo farvi vedere Dragon Pets della Pendragon. Dragon Pets perché, quando l'ho visto, ho detto bisogna assolutamente provarlo. Perché lui è fissato con i draghi, vero? Gli piacciono i draghi. Poi ho detto, quale gioco meglio che allevare e catturare i draghi? Ringraziamo anche la Pendragon per averci inviato questa copia, per poterci fare appunto un unboxing e una recensione. Insomma, lo vuoi aprire? Apri, Vai, io faccio l'operatore camera. Vai, ok? Apriamo questa scatola. Quello è il... Ah, è il regolamento. Ok. Metti qua, fermo. Vediamo un po'. Aspetta un attimo. Allora, c'è sia in inglese che in italiano. Ed è molto chiaro, scritto molto semplice. Aspetta, facci vedere. Allora, questi cosa sono? Le monete che sicuramente vanno spese durante il gioco, ok? Poi i dadi, i segnalini e questi cosa sono? I tuoi cacciatori che usi per catturare i draghi. Aiuto, scappa! È scappato un cacciatore, è scappato! Butta tutto lì sopra. Vai, faccio vedere il mazzo di carte. Va aperto. Vedete come si apre. Avete visto il gioco? Comunque la scatola è ridottissima. Molto compatto. E se aprire il mazzo di carte del gioco fosse il gioco stesso? Ok. Vediamo un po' come sono i disegni. Questi sono tutti uguali. Dai, sono tutti diversi. Giralo. Questi sono tutti i draghi di fuoco. Vedi che hanno delle monete sotto? Quello è il valore dei draghi. In più ci sono sia maschio che femmine. Questi sono tutti maschi. Quando hanno questo simbolo qui, vedi? Sono maschi. Quando hanno un altro simbolo con il più verso il basso, sono femmine. Quindi quello cos'è? Quella che è in mano adesso? Femmina. Esatto, una femmina. Oh, non li mettere stesi così. Mettili pure, vai, fai così. Tieni, buttali qua tutti quei rossi. Vediamo il contenuto della scatola. Allora, ci sono le monete che dovremo spendere per fare determinate azioni. I dadi, i segnalini, ce n'è 4 per colore perché in questo gioco qui si può giocare da 2 a 4. Le pedine dei cacciatori, faccio vedere le pedine dei cacciatori. Pedine, ecco, le pedine dei cacciatori. Poi ci sono i dadi, dadi colorati e dado neutro. Poi c'è qui un riepilogo delle azioni del turno per ogni giocatore, molto comodo. Le carte uovo e poi i vari draghi. Draghi blu, draghi gialli, i verdi, viola e il drago rosso. Si guarda come ci si gioca? Sì? Via. Allora, abbiamo tolto dal mazzo queste carte colorate un pochino più scuro. Le prendiamo, ognuno di noi si becca 3 cacciatori, io prendo questi. Poi questi, faccio vedere come si fa, e questi di qua. Queste dobbiamo prenderci 2 carte da questo mazzo qua, mescoliamo un pochino. 2 carte scoperte, eh? Quindi le prendi tu? Vai, pesca. Uno, poi. E 2 scoperte. Vai. Con questo mazzo, dove abbiamo messo anche le carte uovo ce n'è una per ogni giocatore, quindi se si gioca in 4 ce n'è 4, in 3 ce n'è 3, noi siamo in 2, quindi ce n'è 2. Si mescolano e si fa così. Si pescano le prime 16 carte.
fatto il nostro quadrato. Poi mettiamo questi così. Pronto? Il turno si divide in quattro azioni. Le prime tre si possono effettuare pagando un soldo alla banca e sono facoltative, mentre invece l'ultima è gratuita ma obbligatoria. Si può catturare un drago su cui abbiamo precedentemente posto un nostro cacciatore. Si può piazzare una carta in eventuali buchi formatisi dalle precedenti catture o si può rilanciare uno dei dadi o il dado neutro. Infine si deve piazzare un cacciatore o pagare 5 monete di penalità. Questa azione è gratuita ma obbligatoria. Ogni giocatore partirà con 8 monete e 3 cacciatori. Ma come si cattura un drago? Allora iniziamo dicendo che ogni dado vale per la fila di carte con il segnalino dello stesso colore. Quindi il dado arancione per la fila di carte col segnalino arancione, quello viola per la fila di carte col dado viola. Il risultato del dado indica la carta su cui potremo piazzare il nostro cacciatore. Quindi se il risultato è 1 sul segnalino arancione, potremo metterci sulla prima carta, nella fila col segnalino arancione, se è 3 sulla terza, e così via. Potremo inoltre utilizzare il dado neutro per sottrarre o aggiungere il suo risultato ad uno dei nostri dadi, riuscendo così magari a piazzare il cacciatore in un punto un po' più strategico. Nel caso piazzassi uno dei miei cacciatori su una carta già occupata da una pedina avversaria, potrò rimuoverla pagando una moneta al proprietario di quest'ultima pedina. Lo scopo del gioco è ovviamente formare coppie di draghi che siano della stessa specie ma di sesso diverso. Formando una coppia si guadagna una quantità di monete pari al valore più alto presente su una delle due carte. Se accoppio un maschio da 2 monete con una femmina da 5 monete, guadagno 5 monete. La carta uovo invece vale 2 monete, quindi catturando una carta uovo guadagnerò in automatico 2 monete. Carte uovo ce ne saranno, come ho già detto prima, una per giocatore. Se giochiamo in 2 ce ne sono 2, se giochiamo in 4 ce ne sono 4. E il gioco continua così fino a che non finisce il mazzo di pesca. Mi è piaciuto? Come, scusa? Mi è piaciuto questo unboxing? Il gioco è divertente. Scorre bene, le immagini sulle carte, le illustrazioni sono veramente veramente carine, molto cartunesche. Ti piacciono questi draghi? Sì. Con la differenziazione tra maschi e femmine, con l'elemento di cui fa parte il drago, molto carino. Secondo me è per un bambino, oh. No, è divertente, non credi? Sicuramente sarebbe più divertente, secondo me, in 4. Diventa più veloce, insomma, ci sono più variabili, no? Può essere più divertente. Qui lo consiglia da 8 anni. Ma alla fine, visto, anche a 6 anni, standogli un pochino dietro, impara la svelta. Poi i bambini, una volta che hanno imparato, non hanno bisogno di leggere cosa devono fare. Lo fanno e basta. Vero? Sì. Saluta i ragazzi, vai. Ciao. Ciao. Grazie per aver guardato anche questo video. Un camuffo. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo alla prossima, sempre sul canale di Corida. Mettete like e iscrivetevi. Cucù.